L'odierna edizione della Gazzetta dello Sport parla di quello che potrebbe essere un grosso cambiamento in casa Juventus. Secondo l'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe fare un, secondo me, un mega colpo di mercato. Un colpo di mercato straordinario. Perché secondo l'odierna edizione della Gazzetta, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul mago della Dea, su Giovanni Sartori. Un vero e proprio, fatemelo dire, fenomeno per quanto riguarda l'ambito dirigenziale. Perché dopo l'addio di Fabio Paratici, di fatto manca una figura di quel livello lì, manca soprattutto un direttore sportivo da campo, quello che è Giovanni Sartori, uno che da poco è stato visto a Torino per la sfida tra Juventus e Genoa per vedere la partita. Non perché in quel momento si è trattato con la Juventus, ma perché lui è uno di quelli che per la propria squadra va in giro per tutta Italia per cercare quelli che sono i giocatori da acquistare. Lui lascerà l'Atalanta a giugno e la Juventus sta facendo un pensierino. Per farvi un po' capire che tipo di direttore sportivo è, un direttore sportivo che andrebbe in qualche modo a ricoprire il ruolo di direttore sportivo e quindi ricomporre una sorta di triade insieme a Terry Fabbene e a Fabio e a proprio a Cherubini. Lui è uno di quelli che lavora molto sul campo e che soprattutto prende i giocatori che per altri sono finiti e che invece te li valorizza in maniera incredibile. Perché lui è uno di quelli che fa delle robe che altri definiscono follie. Lui è uno di quelli che uno l'ultimo giorno di mercato ti prende dal Metalist un giocatore che sembrava finito per tutti a 4 milioni. Quel giocatore a cui è affidato la maglia del numero 10 e tutta la responsabilità di questo mondo è il Papu Gomez, che sembrava assolutamente finito quando al Metalist andava lì coi capelli gialli, perché l'unico modo per rendersi visibile era quello di apparire con dei capelli francamente rivedibili. Lui cosa fa? Lo prende, lo porta in Italia e dice: qui all'Atalanta stiamo creando un progetto importante, vieni da noi. E per 4 milioni si porta a casa un giocatore che fa la storia dell'Atalanta. Lui è uno che con 8 milioni di euro, con un investimento da 8 milioni di euro, non ha portato a casa un giocatore, ne ha portati tre. Questi tre sono Atebur, giocatore che ha fatto anche lui la storia dell'Atalanta, tuttora l'Atalanta ha fatto grandi stagioni alla Dea. Castagne, un terzino che ha rivenduto poi in breve ma che ha fatto gran belle cose con Gasperini. E soprattutto Robin Gosens, preso a prezzo di saldo, praticamente regalato, giocatore che ha fatto grandi cose, che poi è stato rivenduto praticamente da pochi giorni a gennaio all'Inter per 30 milioni di euro. Operazioni assolutamente magistrali. Ma non finisce qui l'operato di Sartori, perché lui è uno di quelli che si prende giocatori che sembrano apparentemente finiti, prende degli sconosciuti, prende anche dei giocatori che per altri rimarranno a quel livello là, lui invece vede qualcosa in più. Ha visto qualcosa in più per esempio in Duvan Zapata, giocatore che giocava alla Samp, ma che per molti era un attaccante di medio livello. Lui lo porta, con un investimento importante, alla Dea e lì la sua carriera cambia, totalmente, svolta, perché diventa un grande attaccante anche a livello internazionale e soprattutto per quanto riguarda la competizione più importante che arriva a giocare all'Atalanta, ossia la Champions League. E che dire dell'operazione, della doppia operazione dalla Fiorentina? Perché lui dalla Fiorentina prende due giocatori che a Firenze facevano, uno faceva fatica, l'altro ha fatto bene, però di fatto se li ha portati a casa tutti e due. Perché a Firenze faceva molta fatica un certo Josip Ilicic, giocatore straordinario, che a Palermo aveva mostrato calcio in una maniera sensazionale, lui insieme a Javier Pastore. A Firenze però non si trovava bene. Lui cosa fa? Lo prende, gli dà tutta la fiducia del mondo e per 4 lire se lo porta alla Dea. Lì vediamo il miglior Ilicic della sua vita, della sua carriera, un Ilicic straordinario. Un elemento meraviglioso. E 6 mesi di Firenze se li fa in prestito anche Luis Muriel, direttamente dalla Spagna. La Fiorentina tentenna prima di riscattarlo, ci pensa la Dea, che arriva in anticipo e se lo porta a casa. Da lì nasce il Muriel che tutti noi conosciamo, un attaccante, l'attaccante colombiano, letteralmente straordinario. Ma vogliamo andare avanti con quelle che sono le super operazioni?
possiamo parlare di un certo Mario Pasalic, giocatore preso dal Milan in prestito dal Chelsea. Al Milan fa così così, il Milan non ci crede, lo lascia andare via, dice no, questo è un giocatore che non farà mai il salto di qualità. Il Chelsea non gli dà la fiducia che merita, lui viene preso praticamente per poco meno di 10 milioni di euro dall'Atalanta, ora è uno dei trequartisti più forti che abbiamo in Italia. Un giocatore che ha fatto totalmente la differenza. Un altro giocatore preso per veramente per due soldi e che sta facendo delle stagioni pazzesche all'Atalanta è Malinowski, altro trequartista con un sinistro letale che ha fatto più volte male alla Juventus e che era un perfetto sconosciuto, diciamoci la verità. Lo prende l'Atalanta, diventa chiaramente un mostro. Questi sono solo alcuni degli esempi di come lui sia in grado di fare delle robe pazzesche con un budget non straordinario. È uno di quelli che però poi quando si alza l'asticella sa fare delle operazioni incredibili anche con la Juventus. Che dire dell'operazione Dejan Kulusevski? Non ha mai fatto un minuto con la prima squadra, lo rivende alla Juventus dopo un anno, neanche un anno, 6 mesi di prestito al Parma per 35 milioni di euro. E che dire dell'operazione Romero? Lo prende in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto, 16 milioni di prestito più 4 di riscatto di fatto, o meglio al contrario perché sono 4 di prestito più 16 di riscatto, lo riscatta, lo prende a 20 milioni, lo rivende quasi a tre volte al Tottenham. E cosa fa per sostituirlo? Ne prende un altro alla Juventus, a 25 milioni prende Demiral, giocatore che alla Juventus fa fatica, all'Atalanta diventa un perno. Come vedete è uno di quelli che ci sa fare mercato, non a caso viene chiamato il mago della dea. Non a caso ci sa fare anche con le cessioni, perché prende giocatori che vengono dal proprio settore giovanile, come Cassì, come Gagliardini, come Mancini, come i Conti, Spinazzola, compagnia cantante, Petagna, Sportiello, e poi li rivende a prezzi incredibili. Giocatori che poi tutti dicono, ma fuori dall'Atalanta non fanno bene. Certo, perché sai vendere bene, perché sai vendere alla grande. Vendere Gagliardini e Conti per quasi 30 milioni è roba da fenomeno. Vendere gli Spinazzola, i Cassì, tutti. Quanti soldi ha fatto l'Atalanta vendendo tutti questi giocatori? Traoré al Manchester United. Cioè, sono delle operazioni pazzesche. Lui è veramente uno di quelli che secondo me è un fuoriclasse. È veramente un fuoriclasse assoluto. Ed è per questo che la Juventus prendendo lui farebbe un colpo pazzesco. Veramente pazzesco, e formerebbe una nuova triade con Arriva Bene e Cherubini. Ditemi la vostra. Secondo voi è il colpo giusto? Si è parlato anche di Giuntoli dal Napoli, a me francamente non convince, non ha fatto le operazioni, mi ricorda molto Paratici, cioè ha a disposizione tanti soldi ma li spende male, ho sempre avuto questa sensazione. Ditemi la vostra su questo possibile colpo di mercato, secondo me sarebbe straordinario a livello di colpo di mercato, perché affidare il mercato a un dirigente del genere vuol dire dare la possibilità a un direttore sportivo di poter fare mercato sia con i giovani ma anche con giocatori che per altri sono finiti. Vedi i Gomez, gli Ilicic, il Muriel, il Zapata e giocatori sconosciuti come Malinowski e compagnia cantante, o anche giovani promesse appunto come erano i Gosens, i Göteborg. Quindi mercato di altissimo livello che potrebbe essere affidato proprio a questo direttore sportivo che è appunto Giovanni Sartori, che è considerato il remida del calcio mercato. Ditemi la vostra, questo sto nei commenti.